Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, Paolo Spa 07 e anche oggi parliamo di Spa. Sigla. Si avvicina il match di San Siro, Inter-Spal, mancano ormai pochi giorni, è inutile dire che l'entusiasmo è alle stelle su entrambi i fronti. La Spal sarà seguita da più o meno 3.000 spettatori previsti. Mentre l'Inter raggiungerà le 55.000 unità, insomma, una partita giocata in un ambiente caldissimo, veramente molto, una cornice di pubblico veramente spettacolare. In avvicinamento a questa partita volevo parlare un pochino di quello che sarà appunto questo match. Ne avevo già parlato anche nel video precedente, nel versus con il mio amico interista. Vi invito ad andarlo a vedere, vi lascerò il link in descrizione. Che dire, l'Inter è una squadra che si presenta da sola. Quest'anno ha preso un nuovo tecnico, Luciano Spalletti, tecnico che secondo me non si discute, è veramente un grandissimo allenatore. Ha una mentalità che è vincente, secondo me. L'Inter farà un grandissimo campionato di spessore. Ha cambiato poco durante questo mercato. Rispetto all'anno scorso non ha stravolto la squadra come hanno fatto altre squadre, mi viene ad esempio in mente il Milan, ma ha fatto alcuni innesti mirati e molto efficaci fino ad per quello che si è visto fino ad adesso, quindi una mentalità simile anche a quella della Spal, che sta dando i suoi frutti sicuramente. È una squadra che punta molto sul fraseggio a centrocampo quest'anno. Il gioco di Spalletti è sempre stato quello: un 4-3-3 con fraseggi molto stretti, molto rapidi a centrocampo. Quindi per la Spal sarà difficilissimo arginare questo metodo di gioco. Il metodo migliore, secondo me, è chiudere il più possibile gli spazi, fare delle linee a centrocampo molto strette e cercare appunto di arginare, di togliere il palleggio all'Inter, perché è una delle caratteristiche principali con Borja Valero a centrocampo che da palloni col contagiri, e ci vorranno zero, e dico meno uno distrazioni, perché abbiamo visto anche contro l'Udinese che al minimo errore ti puniscono addirittura per due volte. Sarebbe un peccato dopo una partita perfetta buttare tutto per colpa di magari una situazione da calcio d'angolo o da calcio di punizione. E quindi zero assolutamente distrazioni, concentrazione massima e poi magari stare in difesa, fare una difesa ordinatissima. Poi magari se capita un'occasione in contropiede, perché no, provare a colpire, perché là davanti comunque la qualità offensiva a noi non manca, in quanto Borriello, Antenucci, Paloschi, secondo me sono ottimi attaccanti. L'Inter d'altro canto ha un attacco stellare perché Icardi è un giocatore fantastico che tocca un pallone e mezzo e segna due gol, quindi servirà proprio un'attenzione a livelli massimi. Sarà una partita molto combattuta, anche perché la perseveranza è una caratteristica sia della Spal che dell'Inter, quindi fino all'ultimo sarà combattuta questa partita. Ci sarà la voglia dell'Inter di vincerla, perché queste partite Spalletti negli anni ha sempre dimostrato di volerle vincere contro, diciamo, una squadra di livello inferiore per non perdere punti inutili. Mentre la Spal non è questa la non sono queste le partite in cui si deve salvare, ma probabilmente, sai, per togliersi qualche soddisfazione, anche solo di un punto a San Siro, sarebbe veramente una cosa fantastica per tutta la piazza. Bene, ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate sulla partita di San Siro, su Inter Spal. Fatemi un pronostico nei commenti, scrivete quello che volete, se vi è piaciuto il video mettete mi piace e condividetelo e noi ci vediamo al prossimo video. E sempre forza Spal!